I gialli escono battuti, il risultato è 26 a 4, però al di là del computo finale delle poste, l'essere in campo è stata la vostra più grande vittoria. Sì, l'obiettivo era quello, era provare ad esserci comunque con le nostre forze, senza chiedere sconti, modifiche al regolamento, deroghe. Giustamente ci vendiamo le nostre responsabilità, i rossi hanno lavorato meglio di noi, è giusto che giochino al meglio delle loro possibilità e noi abbiamo fatto al meglio delle nostre. Con un uomo in meno già è difficile, in più ci è mancata soprattutto dalla mezz'ora in poi, dove abbiamo cercato di cambiare la strategia sulla partita, ci è mancata proprio anche la tenuta atletica. Però ripeto, si sapeva, speravo un pochino meglio in realtà con la strategia fatta, ma è saltata subito. E, ripeto, abbiamo vissuta per quella che era, un'esperienza, ragazzi, un divertito, una squadra giovane, una squadra ancora da formare, stiamo cercando di rifondare e la scelta è stata quella di provare a rifondare il quartiere su dei valori che ho appena detto, cioè la coerenza, la lealtà e tutto il resto. L'importante era provarci, è andata male, ma ci riprovi il prossimo anno. Allora, con Butitta, una vittoria straordinaria, 26 a 4, veramente una partita che non è mai stata in discussione, una grande prestazione. Orgoglioso dei miei ragazzi, era quello che avevamo studiato, l'hanno messa a punto, orgoglioso al massimo di loro e della nostra curva che c'è sempre, ogni anno, applausi per loro, soltanto per loro, orgoglioso dei nostri ragazzi, ora pensiamo alla finale. Avete vinto perché? Abbiamo vinto perché siamo un gruppo, siamo una squadra e quella è la base di tutto. Poi gli episodi, il gioco, quello viene dopo, ma il gruppo c'è, siamo forti, siamo rossi.